Il grande Goethe, in visita alla città, disse che ad Ancona riusciva ad ammirare il più bel tramonto del mondo. La cosa appare strana perché lo scrittore si riferiva ad un tramonto sul mare, cosa improbabile in una città situata al centro dell'Adriatico, dove il ponente è immancabilmente disteso sulla terraferma. Ma Ancona inizia a stupire proprio dalla sua posizione geografica, una penisola che presenta una particolare forma a gomito, che permette appunto di veder nascere e tramontare il sole a mare dallo stesso punto. Forma che ha originato il suo primitivo nome, Ancon, che in greco significa appunto gomito. La parte storica della città è affacciata su un grande e operoso porto, mentre la parte più moderna si è fin dal Settecento sviluppata verso la riviera di Levante, espandendosi con lunghi viali verso il mare, che si presenta subito splendido e invitante, come possiamo ammirare nella zona detta del Passetto, dove una grande scalinata, che parte dall'imponente monumento ai caduti, conduce ad un litorale frequentato dai bagnanti buona parte dell'anno. Molti gli angoli suggestivi della città, due fontane in particolare meritano una visita. La Fontana dei Cavalli, risalente al 1758 su disegno di Lorenzo Daretti e arricchita di splendide sculture di Gioacchino Varlet. E la Fontana del Calamo, detta anche delle 13 cannelle, per le 13 teste bronzee di fauno che gettano acqua, costruita intorno al 1560 su disegno di Pellegrino Tebaldi, in vigorose ma sapienti forme manieristiche. Una delle più importanti piazze cittadine è Piazza del Plebiscito, su cui spicca il Palazzo del Governo, sorto accanto ad un'antica torre medievale risalente al XIV secolo e riedificata nel 1581. Il grande orologio che la caratterizza risale al 1611, epoca in cui fu anche aggiunto l'imponente balcone manierista. Un ottimo punto per affacciarsi sulla città è l'antico faro, una costruzione di cui si sta curando, come tanti altri luoghi cittadini, un'importante ristrutturazione. Da qui la visione dei due mari della città sarà completa e suggestiva. Ma per respirare l'aria vera di Ancona, bisogna passeggiare per il suo porto. Porto che è nel contempo cuore commerciale, turistico, ma anche storico e artistico della città. Un porto che fu voluto addirittura dal grande Traiano di ritorno dalle sue vittoriose campagne in Dacia. L'imperatore lo commissionò al più grande architetto del tempo, Apollo d'Oro di Damasco, e gli anconetani gliene furono così riconoscenti da erigere in suo onore uno splendido arco trionfale. In effetti, il porto di Ancona oggi rappresenta il fulcro del traffico turistico di tutto l'Adriatico centrale ed è punto di partenza e arrivo per milioni di passeggeri l'anno. Ma è anche sede di prestigiosi cantieri navali e importantissimo scalo commerciale, naturale erede di una posizione geografica che l'ha reso per secoli luogo ambito dalle tante dominazioni che hanno costruito la sua storia. Una storia possente e tormentata, conclusa con i devastanti bombardamenti dell'ultima guerra che misero in ginocchio la città, la quale però seppe reagire ancora una volta e ricostruire, oltre a moli e palazzi, quell'antica identità che l'aveva orgogliosamente fatta emergere fra i territori dell'importante mare Adriatico.
Molti dei più importanti monumenti della città sono situati proprio all'interno dell'area portuale, a cominciare dallo spettacolare Lazzaretto, un'imponente costruzione pentagonale costruita, come tante altre opere della città, dal grande architetto napoletano Luigi Vanvitelli, il costruttore della mitica Reggia di Caserta. L'edificio, chiamato proprio in suo onore Mole Vanvitelliana, fu iniziato intorno al 1733 e spicca all'estremità più interna del porto. È completamente circondato dall'acqua, dal momento che nacque come luogo di cura e quarantena, anche se nel tempo assunse sempre più una funzione commerciale. Nel grande cortile interno, al cui centro spicca il tempietto di San Rocco, si affacciavano antichi magazzini che oggi sono diventati un affascinante ambiente cittadino per ospitare prestigiose mostre e rassegne d'arte di livello internazionale. Accanto al Lazzaretto un altro grande arco ci ricorda antiche dominazioni. È la Porta Pia, realizzata sul finire del Settecento da Filippo Marchionni. Di stile tardo barocco, fu dedicata a Papa Pio VI e costituiva uno sfarzoso ingresso cittadino. Sull'altro lato del porto due grandi archi ricordano ancora grandi personaggi. Quello detto Clementino, dedicato a Papa Clemente XII e realizzato in pietra d'Istria, e l'arco di Traiano, eretto, come dicevamo, dagli abitanti in onore dell'imperatore che aveva donato il porto alla città. Sempre sul porto poi si affaccia la Loggia dei Mercanti, il più insigne monumento civile della città e simbolo stesso della sua antica vitalità commerciale. Nacque fin dal 1392 per volere del Consiglio degli Anziani come luogo di esposizione e contrattazione delle merci che affluivano copiose in città via mare. Solo nella metà del 400 però venne commissionata a Giorgio da Sebenico, con un compenso sembra molto alto, una nuova facciata. L'artista progettò un'iconografia laica in cui spiccano le virtù del buon mercante cristiano: la speranza, la fortezza, la giustizia e la carità. La facciata, dopo un grave incendio, fu poi arricchita nel 1556 da Pellegrino Tibaldi, che aggiunse i tipici mascheroni manieristi che si ammirano ancora oggi. Altro monumento storico della città è poi l'imponente Palazzo degli Anziani, antica sede delle magistrature civiche, le cui origini sono addirittura leggendarie. Si suppone addirittura che esso risalga a Galla Placidia, la mitica figlia dell'imperatore Teodosio, che fu nel V secolo reggente dell'impero d'Occidente durante la minore età del figlio Valentiniano III. Demolito dai Saraceni, fu ricostruito nel 1270 in stile romanico-gotico. Poco distante ci appare poi l'antico Palazzo Ferretti, che oggi ospita uno dei più importanti musei italiani, il Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Sulla terrazza del palazzo spiccano le splendide copie di un importante gruppo scultoreo, i bronzi di Cartoceto, rinvenuti nel 1946 e risalenti all'età Giulio-Claudia. Splendidamente conservato, è ancora ricoperto dall'abbagliante patina d'oro con cui fu rivestito ed è miracolosamente scampato al metodico uso medievale di fondere le antiche statue per riutilizzarne la materia prima. Riaperto nel 1988 dopo lunghi restauri, il Museo Archeologico mostra oggi una vastissima collezione di reperti provenienti da ogni angolo delle Marche che aiutano a ricostruire la storia della regione dalla preistoria all'Alto Medioevo. Splendida è la collezione di meravigliosi monili d'oro, d'argento e d'avorio di origine orientale.
Ennesima testimonianza della vocazione commerciale della città è poi l'esposizione di vasi e scudi di bronzo, vasi attici splendidamente decorati e bronzi etruschi, mentre innumerevoli reperti funerari risalenti alla prima e seconda età del ferro ci riportano ai primordi della civiltà italica. Altro importante museo cittadino è poi la Pinacoteca Comunale, che racchiude opere di straordinario valore, fra cui due splendide tele di Tiziano, recentemente restaurate, che appartengono l'una alla giovinezza e l'altra alla maturità del pittore, permettendo quindi di studiare tutta l'evoluzione del suo percorso artistico. La deposizione è un'opera della maturità, cupa e possente nella sua perfetta forma stilistica. Di grande importanza sono poi due tele del Guercino, l'Immacolata Concezione del 1656, dalle splendide forme plastiche illuminate da un gioco di luci e ombre che fanno risaltare lo splendido paesaggio sullo sfondo. E Santa Palazzia, che appartiene al periodo classicheggiante dell'artista, e che, malgrado la composizione simmetrica e le forme previste, è dotata di viva suggestione, accentuata dalle prospettive delle architetture e del delicato sfondo naturalistico. Uno dei pezzi più preziosi della Pinacoteca è inoltre una stupenda miniatura di Carlo Crivelli, rappresentante una Madonna col Bambino. Il piccolo quadro è un vero gioiello di composizione e fattura. Le due figure sono infatti immerse in un bellissimo paesaggio, ricchissimo di elementi simbolici, la cui perfetta riproduzione miniaturizzata, unita alla complessiva armonicità dell'insieme, fanno di quest'opera quattrocentesca un capolavoro di eccezionale bellezza. Di grande splendore è infine l'altra tela di Tiziano, la celebre Madonna col Bambino, prima opera datata dell'artista e appartenente alla sua giovinezza. Il quadro, che ha subito un importante restauro, tornerà presto nella sua sede originale, cioè l'altare maggiore della chiesa di San Domenico, in piazza del Plebiscito. Di
Dinanzi alla chiesa fu posta un'imponente statua di Clemente XII, inizialmente scolpita da Agostino Cornacchini per la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Fra le altre chiese cittadine, interessante è Santa Maria della Piazza, eretta nel 1200 sui resti di due precedenti chiese paleocristiane risalenti al V e VI secolo. Molto singolare è la facciata romanica, una delle più interessanti della regione. È a più ordini di loggette che incorniciano un grande portale su cui spiccano numerose decorazioni in rilievo. Molto scenografica è poi San Francesco alle Scale, che appare imponente dall'alto di una lunga scalinata. Rinnovata nel Settecento, possiede un grandioso portale gotico veneziano, ricco di statue e rilievi di Giorgio Orsini da Sebenico, risalente al 1454. Spostiamoci ora sulla scenografica acropoli della città dorica, dove lo sguardo si lancia sullo splendido panorama del porto e della città e su uno dei maggiori monumenti del romanico italiano, il Duomo, dedicato a San Ciriaco. Eretta nei secoli XI-XIII sulle fondazioni del Tempio di Venere Euplea risalente al IV secolo a.C., la chiesa, che presenta forme romaniche con influssi bizantini ed elementi gotici, è il vero simbolo della mediazione artistica adriatica con gli influssi orientali. Costruita a croce greca e sormontata da una cupola duecentesca, la cattedrale presenta un bellissimo portale gotico a rilievi del XIII secolo, preceduto da un protiro adorno di colonne poggianti su leoni stilofori. Separato dalla chiesa si erge il campanile, eretto sulla base di una torre militare tardo duecentesca. All'interno, fra le tante opere d'arte, spicca la Cappella della Madonna, un'immagine particolarmente venerata dagli anconitani, inserita in una sontuosa edicola del 1739, opera di Luigi Vanvitelli. Il maestoso altare maggiore, risalente al XVIII secolo, precede un bel coro ligneo della stessa epoca. Al di sopra dell'ingresso della sacrestia spicca un bel dipinto del 1520 attribuito al maestro Luca Anconitano, raffigurante una Madonna col bambino fra i santi San Primiano e San Ciriaco. Al di sotto del pavimento si possono ancora ammirare le colonne dell'antico tempio romano, testimonianza dell'antichità della cattedrale, mentre la cripta sottostante la chiesa conserva le urne con i resti di alcuni santi, fra cui San Ciriaco, il protettore della città. Ah.
Ma torniamo alla città moderna. Una città che di sera scopre un altro affascinante aspetto della sua vitalità. Innumerevoli locali di ogni genere invitano infatti gli abitanti e i tanti visitatori a riversarsi per le stradine e le suggestive piazze alla ricerca di ogni genere di offerta. La gastronomia ad Ancona è molto celebre e non si potrà evitare di gustare il pesce, considerato uno dei migliori del Mediterraneo e qui cucinato in maniera molto raffinata e saporita. Il tutto naturalmente accompagnato da splendidi vini, uno dei quali, il mitico Rosso Conero, è stato recentemente dichiarato uno dei vini più importanti del mondo. La città poi non esaurisce le sue infinite offerte solo al suo interno. Con spostamenti di pochi chilometri, infatti, ci si potrà immergere in una delle zone tutelate meglio conservate e splendide d'Italia. Il Monte Conero, infatti, garantirà passeggiate salutari in qualsiasi stagione, mentre straordinarie località marine, come la celebre Porto Novo, permetteranno di tuffarsi in un mare che è considerato in assoluto uno dei più puliti d'Italia. E anche qui non mancheranno le sorprese e gli angoli d'arte incantata. Proprio alle soglie di Porto Novo concludiamo la nostra passeggiata all'ombra suggestiva di un'antica chiesetta, Santa Maria di Porto Novo, anch'essa riportata all'antico splendore da un recente restauro. Già appartenuta ad un'abbazia benedettina, la chiesa risale ai primi dell'anno 1000 ed è una splendida testimonianza di fede e di bellezza di una terra che non finirà mai di stupire. Thank you.